questa puntata di Autovelox è assolutamente speciale perché abbiamo tre uomini che rappresentano la nostra storia dell'auto: Leonardo Fioravanti, Marcello Gandini e Giorgetto Giugiaro. Quindi adesso andiamo a sentire che cosa rispondono ai microfoni di Gazzetta Motori. Giorgetto Giugiaro, designer per vocazione o per caso? Per caso. Per caso. Devo essere veloce, per caso. Designer per vocazione o per caso, Marcello Gandini? Marcello Gandini è stato invece per vocazione, perché fin da più piccolissimo disegnavo macchinette sulla sabbia invece di altre cose. Designer per vocazione o per caso, Leonardo Fioravanti? Per amore. Per amore del bello? Anche. Prima auto? La 2006 Sprint, 1960. Prima auto per Marcello Gandini? Sì, un'auto che forse era solo metà auto, era un Oscar 1005. Prima auto per Leonardo Fioravanti? Ferrari 250 Le Mans speciale. L'auto più bella mai guidata? Tutte. L'auto più bella mai guidata? La guidata è stata una macchina per le corse in discesa senza motore. E cos'era? Era una macchinetta autocostruita. L'auto più bella mai guidata per Giorgetto Giugiaro? È difficile scegliere, molto difficile. Sono tante, troppe. L'auto che hai sempre desiderato fare ma che non sei ancora riuscito a fare? Mi metti in imbarazzo, non ho idea, assolutamente, mi prendi impreparato. C'è un'auto che avrebbe sempre voluto fare? Sì, io avrei voluto fare la Citroën DS, che però ero ancora bambino, o poco più che bambino, e quindi non ho avuto la minima possibilità di partecipare. Nel frattempo Giorgetto Giugiaro ha avuto un'idea. La DS19, 1955. Quindi entrambi avreste voluto fare una Citroën? Sì. Invece, Fioravanti? La prossima elettrica economica. Un'elettrica economica? Certo. Da 1 a 10, la passione per le auto elettriche? 5. 5. 10 lode. Quale dell'auto degli altri avreste voluto fare voi? Mamma mia, quante sono? È difficile. Sono troppe. Non c'è un'auto di Gandini e Fioravanti che avresti voluto fare tu? Beh sì, di Gandini un'infinità. Dalla Kunta, dalla Miura, a tutte quelle che lui ha fatto. Di Giorgetto Giugiaro, di Fioravanti, quale delle auto avresti voluto fare, avrebbe voluto fare lei? Fioravanti ha fatto tutte le Ferrari, per cui è chiaro, una Ferrari ci sta. Giorgetto Giugiaro ne ha fatte una quantità tale per cui è impossibile riuscire a avere un desiderio particolare. Tutta la produzione di Giugiaro. Di Giorgetto è ben chiaro che è stata per me la prima Panda, un trionfo della funzione e il coraggio della semplicità. Grazie. Di Marcello la Miura, perché ancora non potevo fare una vettura a motore centrale e lui la fece magnifica. Il viaggio più bello fatto in macchina, con che macchina? Come ho detto prima, tutte, per me l'automobile sono tutti gli oggetti con quattro ruote che danno la libertà personale. Il viaggio più bello con che macchina l'ha fatto, Gandini? Beh, questo mi mette in imbarazzo ancora di più. Diciamo che l'automobile per me, che l'ho vissuta marginalmente fin da bambino, è stata praticamente un sogno, come lo era il tappeto volante e come potrebbe essere la possibilità di spostamenti tipo araba fenice, cioè di ritrovarsi in qualunque posto
senza fatica. L'ho fatto nel 63 sulla Testudo, Torino, Garessio e poi Alassio, con ritorno di notte, con i fari accesi che puntavano verso l'alto. Mi sono divertito moltissimo. Amici di Gazzetta Motori, siamo arrivati alla fine, però attenzione che c'è l'ultima domanda. Io devo dirvi che questi tre ragazzi sono accomunati non solo dall'essere il simbolo della storia dell'auto, ma dal fatto di essere nati tutti nello stesso anno, il 1938. E allora a questi ragazzi del 1938, visto che loro sono gli eroi del bello e della funzionalità, io chiedo: qual è la macchina che avete fatto più voi più bella e più comoda per fare l'amore? La Panda. Beh, io ho fatto quasi solo automobili non adatte, quindi non so rispondere. Leonardo Fioravanti, la macchina più comoda e più bella per fare l'amore? Voglio prima dire che siamo tutti e tre del 38. Una stranezza, 38 se invertite abbiamo 83. La macchina più bella per fare l'amore, e la usai, fu un'Aprilia, Lancia Aprilia di Touring del 38, che aveva una grande capote con un piccolo lunotto e quindi nel divano posteriore c'era un bello scuro e una bella sofficità. E per questa puntata di Dietro Bello che è tutto. Grazie ragazzi!